Ciao a tutti, sono The Collector e vi do un caloroso benvenuto sul mio canale YouTube. Qui troverete un mix avvincente di informazioni, pensato appositamente per voi che cercate ispirazione, intrattenimento e informazioni interessanti. Vi invito a iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video e non dimenticate di attivare le notifiche per essere sempre aggiornati sulle ultime novità. Questo spazio è vostro tanto quanto è mio e non vedo l'ora di costruire qualcosa di speciale insieme. Grazie per essere qui, e ora, senza ulteriori indugi, iniziamo questa avventura insieme. The Collector, il luogo dove la passione e la conoscenza si incontrano. Il Libro dei Giganti è un testo apocrifo che è stato scoperto tra i manoscritti di Qumran. Joseph Milik ha avanzato l'ipotesi che il Libro dei Giganti fosse inizialmente il secondo libro del libro o Pentateuco di Enoch, un testo apocrifo dell'Antico Testamento accettato solo come testo canonico dalla Chiesa Ortodossa Etiope e dalla Chiesa Eritrea. Secondo Milik, il testo originariamente occupava una posizione tra il Libro dei Vigilanti e gli altri tre libri del Pentateuco di Enoch, ovvero il Libro dell'Astronomia, il Libro dei Sogni e la Lettera di Enoch. Tuttavia, nei primi secoli del Cristianesimo, un curatore anonimo avrebbe rimosso il testo e sostituito con il Libro delle Parabole. Secondo Milik, la ragione di questa rimozione risiede nel contenuto del testo, che presenta gli angeli caduti come penitenti, contrariamente alla dottrina del Libro dei Vigilanti, secondo la quale non c'è speranza di salvezza per loro. Il testo è stato quindi sostituito con il Libro delle Parabole, più in linea con la teologia cristiana o essenica, secondo l'anonimo curatore. Tuttavia, non c'è ancora un consenso unanime tra gli studiosi su questa ipotesi. I frammenti papiracei trovati a Qumran, scritti in aramaico, sono estremamente corrotti e difficili da ricostruire, rappresentando probabilmente solo una parte limitata del testo originale. Tuttavia, il contesto è chiaro. Il testo tratta dei giganti, figli degli angeli vigilanti che scelsero di discendere dal cielo, abbandonando volontariamente la loro natura angelica in disobbedienza a Dio, per unirsi alle donne terrestri e insegnare agli uomini la lavorazione dei metalli e altri mestieri. Nel testo conservato, si narra della nascita dei giganti, delle loro azioni violente e oppressorie, e successivamente delle visioni premonitrici che alcuni di loro hanno in sogno. La prima visione è di Mauwei, figlio dell'angelo vigilante Barachele, che sogna una tavola con una lista di nomi immersa nell'acqua, cancellata completamente tranne che per tre nomi. Mauwei racconta il sogno agli altri giganti, compresi Oia e Aia, figli di Semeyasa, e sorprendentemente anche Gilgamesh, il mitico re sumero di Uruk, creando un interessante intreccio tra la cultura ebraica e quella mesopotamica, unico nella letteratura antica. Alcuni frammenti del testo sembrano indicare il nome di Ambaba, il leggendario guardiano della foresta dei cedri del Libano, sconfitto da Gilgamesh ed Enkidu nell'epopea sumera. Nel proseguimento del testo, anche Oia ha una visione. Sogna che da un albero vengono tagliate tutte le radici tranne tre, un chiaro riferimento all'imminente diluvio universale e alle sue terribili conseguenze. Altri giganti, tra cui probabilmente Aia, sono turbati da visioni non comprensibili a noi a causa della frammentarietà del testo. Decidono quindi di inviare Mauwei fino in cielo per chiedere consiglio ed intercessione presso il patriarca Enoch. Mauwei, dopo un lungo viaggio attraverso deserti e luoghi desolati, raggiunge il patriarca e gli esprime il suo quesito, quindi torna indietro in attesa di una risposta. Poco dopo, Enoch invia ai giganti una tavoletta di risposta contenente un messaggio di condanna per la loro disobbedienza a Dio e le violenze perpetrate. Tuttavia, la nota finale è di speranza, e Enoch invita sia giganti che vigilanti a pregare. Il Libro dei Giganti, scoperto insieme agli altri manoscritti di Qumran nel 1947, non fu una completa sorpresa per gli studiosi di letteratura ebraica. La storia degli angeli caduti, brevemente citata nel noto versetto della Genesi, era stata approfondita nel Bereshit Rabbati, un Midrash, ovvero un commento esegetico alla Genesi, composto nell'undicesimo secolo. Nel Bereshit Rabbati si parla di Semeyasa e dei suoi due figli Ia, Oia, e Ia, Oiwa, equivalenti agli Oia ed Aia del Libro dei Giganti. Nel Midrash si narrano i sogni dei due fratelli. Quello di Ia coincide con la visione di Oia del Libro dei Giganti, mentre il sogno di Ia, non pervenuto nei frammenti del Qumran, viene raccontato dettagliatamente. Ia sogna di una montagna con una lunga lista di nomi, cancellati improvvisamente da un angelo con un coltello o un pettine, lasciando solo tre nomi, un chiaro riferimento ai figli di Noè. Nel Bereshit Rabbati, i fratelli riferiscono i sogni a Semeyasa,
il quale spiega loro che Dio manderà il diluvio universale per punirli. Con un tono paternalistico, cerca di consolarli, sottolineando che i loro nomi saranno ricordati per sempre. Ogni volta che un uomo solleverà una pietra, gridando i loro nomi, ricorderà le esclamazioni di fatica durante i lavori manuali. Il Midrash non menziona Mahweh e il suo incontro con Enoch, né parla di Gilgamesh e Ambaba. Tuttavia, è notevole notare che il racconto dei sogni dei figli di Semeyasa, conservato nelle grotte di Qumran per 2 millenni, era già noto a un midrashista dell'11 secolo attraverso una tradizione successiva o parallela ora perduta. Grazie infinite per essere stati qui su The Collector. Spero che questo viaggio nel mondo della collezione sia stato altrettanto entusiasmante per voi quanto lo è stato per me. Se siete appassionati di mistero, non dimenticate di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdere i prossimi video. Il vostro sostegno e la vostra partecipazione rendono questa comunità un luogo speciale. Ricordatevi di lasciare un like se avete apprezzato il contenuto, e fatemi sapere nei commenti cosa vorreste vedere nei prossimi video o quali sono le vostre collezioni preferite. Non vedo l'ora di continuare questa incredibile avventura con voi. Restate ispirati, continuate a collezionare e ci vediamo nel prossimo video su The Collector. Ciao a tutti!